Intanto buongiorno a tutti. È sempre bello tornare a casa comunque. E sto notando tantissime facce che conosco, che con me hanno iniziato un percorso, lo stanno continuando a percorrere. Vedo però tante facce nuove, questo per la verità mi rende molto 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 felice. Il signorino qui a fianco a me si è premunito fin dal mese di giugno di fissare questa data. Sarebbe bastato anche l'inizio di settembre. Guardate, se devo dire qualcosa dei sentimenti di tutto quello che sta succedendo, io l'unico auspicio che faccio a tutti voi, ma soprattutto lo faccio a me, di raddoppiare la giornata lavorativa, perché per quanto mi riguarda, se io avessi una giornata di 48 ore molto probabilmente non mi basterebbe nemmeno. Paolo ha introdotto un discorso che è importante, decisivo, quello delle palestre. Guardate, io ho passato tantissime ore con il ministro, con la sottosegretaria Vezzali al ministero, sia dell'istruzione che al dipartimento, su questo argomento. Esiste una bozza di regolamentazione che probabilmente andrà avanti. Purtroppo noi siamo vittime, ma tutti quanti, di una burocrazia assolutamente incredibile. Cioè, è difficile discutere con queste persone qui. Ora, è chiaro che il problema delle palestre non è importante, è determinante per noi. Ho sempre sostenuto che alle società di pallavolo, se non ci sono i contributi, ce la sappiamo cavare da soli. Siamo bravi perché abbiamo una marcia in più rispetto agli altri sport, rispetto a tutti gli altri. Però se ci togliete l'impianto lì, per noi è un momento difficile. Io qui potrei stare tantissimo tempo a dirvi, a raccontarvi quello che c'è in programma. Vi dico subito una notizia di ieri. Sport e Salute ha approvato due nostri progetti per un importo molto alto, due nostri progetti sull'attività nella scuola che si sovrappone a tutte le attività che già si fanno e sull'attività del volley S3, sull'attività promozionale di base. Allora approfittiamone. Ora ne dobbiamo approfittare perché le risorse in questo momento le stiamo mettendo a disposizione. Ne stiamo cercando tante, però oggi noi dobbiamo avere il coraggio di spingere un po' di più dove abbiamo bisogno. Venerdì scorso, due giorni fa, sono stato all'Assemblea della Lombardia. Ragazzi, i problemi delle palestre ce li hanno tutti. Magari lì ne avranno di meno, perché sono di più, sono partiti prima, ma il problema degli impianti ce l'abbiamo tutti, quindi dobbiamo partire da una considerazione, da una convinzione che comunque la nostra è una lotta continua. È inutile dirvi che non vi lascerà solo nessuno. Paolo, quando io vi ho sempre suggerito, è arrivato il momento di fare le liste di proscrizione. Questo istituto non ci ha dato l'ok per la palestra, questo comune non ha dato, significa che comunque a queste persone, specialmente di questi tempi in cui si fanno una lotta serrata per poter mantenere le classi, è una pubblicità negativa. Bene, allora io parto da una considerazione. Gli investimenti che noi faremo, e vi garantisco sono tanti, li faremo solo in quelle scuole che ci danno le palestre, punto. È chiaro che nessuno di noi, perché riceviamo dopo tutto quello che è successo quest'estate, stiamo ricevendo decine e decine di inviti dalle scuole, decine di inviti da comuni che vogliono Fefe, vogliono Mazzà, vogliono di tutto.
per la loro immagine, perché per loro lo sport è sostanzialmente immagine, far vedere che si fa qualcosa. Poi magari all'Alto Pratico siamo noi che ogni mattina dobbiamo essere lì a buzzare dietro le palestre, dietro le porte dei dirigenti scolastici. Bene, la disposizione che ho dato, nessuno va in queste palestre. Io ho bisogno di avere in queste scuole, in questi comuni, io ho bisogno di avere le liste di tutti. Quindi fate un lavoro di raccordo, Paolo, di tutte queste cose. Vale per la Puglia, ma vale per tutta l'Italia. È arrivato il momento che il nostro prodotto, se lo vogliono, ce lo devono pagare. Adesso basta. Anche perché sappiamo tutti i sacrifici che stiamo facendo. Io so i miei, so anche i vostri. Perché vorrei ricordare che io vengo di qua. Cioè non è che sono stato calato chissà da dove. Quindi le problematiche che avete voi, io le conosco benissimo. E quando il ministro Bianchi mi diceva, ma scusa Presidente, ma lei che ha dentro a queste cose ha una soluzione, e certo ce l'ho, questa è via, falla, perché noi in tutte queste cose abbiamo un'esperienza, abbiamo una, come devo dire, una, cioè, abbiamo vissuto tutti questi momenti e sappiamo perfettamente dove andare a toccare. È chiaro che poi il lavoro che facciamo noi, ce lo dobbiamo riconoscere, quello che fate voi soprattutto, è un lavoro eroico, perché è bello dire abbiamo vinto il campionato del mondo, abbiamo vinto la VNL, abbiamo vinto tutti, dico tutti i titoli giovanili. Io continuo a dire, io sono felicissimo e credo tutta la pallavolo è felice per i risultati che abbiamo avuto per le squadre maggiori, ma se io devo mettere una priorità, devo dire che sono ancora più felice per tutti i titoli che abbiamo vinto di tutte le squadre giovanili. Perché? Perché lì c'è il lavoro vostro, perché tutti quei ragazzi sono passati tutti attraverso le selezioni, attraverso le società, sono passati tutti attraverso le finali regionali, nazionali. E sono anche passati finalmente in quella che è l'ottimizzazione del lavoro tecnico, cioè le nazionali. Quindi senza la base, senza un coordinamento, ma soprattutto senza di voi che quotidianamente andate in palestra, andate a prendere i bambini, andate a trovare il talento, noi non ci saremmo, noi non andiamo da nessuna parte. Qualcuno scherza dicendo sì, io continuo a dire questione di fortuna, ma scherzo. Lo sanno tutti, non è una questione di fortuna, nemmeno una questione di programmazione, perché bene o male queste cose la federazione le ha fatte da sempre, da tanto tempo, è solo una questione di impegno, una questione di lavoro, perché se non facciamo gli investimenti, ma soprattutto se non ci mettiamo a lavorare, noi non andiamo da nessuna parte, non andiamo da nessuna parte. E state vedendo che anche le nostre squadre maggiori sono squadre sostanzialmente giovani, ma non perché abbiamo detto i vecchi non ci servono, ma perché? Perché abbiamo un movimento che da dietro spinge con tanti ragazzi, con tanti giovani, e questo è il frutto del lavoro, sì, della federazione, ma soprattutto il lavoro di tutte le società d'Italia. Quindi è chiaro che qualcuno si lamenta, diciamo, per esempio, lei è sempre, ogni volta che si parla di queste cose, torna sempre al discorso della periferia, della base. Ragazzi, io da là vengo, non capisco molte volte cioè queste domande che tutti quanti mi pongono. Io penso di aver fatto qui un'esperienza incredibile, penso di aver messo a disposizione, di mettere a disposizione un percorso che abbiamo fatto insieme, ma l'abbiamo fatto magari litigando, magari cercando di far capire che qualcosa si può fare, qualcosa no, ci sono delle regole da rispettare e dobbiamo assolutamente rispettarle. Però è un'esperienza che nasce da una palestra, dalla palestra in cui ci siamo confrontati tutti. Ecco, io ho detto a tutti, lo dico anche qua, questi successi io li dedico solo ed esclusivamente ai ragazzi che hanno vinto, allo staff, a tutti quanti, sono stati fantastici, bravi, tutto, ma li dedico soprattutto a voi, perché tutti i giorni, la mattina, voi che fate? Vi alzate, il primo pensiero qual è?
devo portare i ragazzi in palestra, devo avere un'ora in più di palestra, devo andare a trovare i soldi per portare i ragazzi a giocare. È chiaro che senza questo tipo di movimento, noi abbiamo 4.000 società, di cui saranno 80-85 quelle di vertice, le altre sono tutte società piccole che fanno campionati regionali, campionati territoriali. Paolo, in questo momento che siamo un po' fermi sull'attività non giovanile di base, perché i bambini li stiamo ritesserando tutti nella fascia intermedia, che è quella più importante, ecco, lì dobbiamo cercare di fare qualcosina in più, ma non perché vogliamo raggiungere chissà che risultati. Oggi abbiamo un problema, e ho sempre sostenuto che il problema di oggi è molto più serio di quello che avevamo qualche anno fa. Noi prima abbiamo sempre sostenuto che dovevamo prendere i ragazzi dalla strada e portarli in palestra, ora li dobbiamo tirare fuori dalle case. Guardate, è uno dei sistemi per tirarli fuori e ritornare nelle scuole. Se dobbiamo fare degli investimenti, noi li faremo lì, quindi vi prego, per quanto possibile, nel momento in cui riusciremo a smuovere determinate cose, state tranquilli che noi ce la metteremo tutta. Quindi Paolo, per quanto mi riguarda, io vorrei l'elenco di tutti i plessi scolastici che non hanno dato l'autorizzazione, o di tutti i comuni, perché poi, sentite, questo è il gioco delle tre carte. La colpa è sua, la colpa è sua, la colpa è sua. Uno solo ha la responsabilità, è il proprietario dell'impianto, punto. Non esiste. Se il proprietario dell'impianto decide che dalle ore X in poi io sono il proprietario e decido io chi va, non c'è trippa per gatti. Non c'è niente da fare. La scuola deve comunicare, questo dice la norma, la scuola deve comunicare le ore in cui effettivamente utilizza l'impianto. Nelle ore libere c'è l'obbligo per il comune di metterle a disposizione. Non so stamattina se avete letto qualcosa, io ho letto qualcosa di straforo su una dichiarazione della Vezzale. Finalmente, ecco, dopo tanto tempo siamo riusciti a capire. Nel PNRR ci sono 300 milioni di euro per la ristrutturazione delle scuole. Queste non saranno più date a pioggia, ma saranno date in funzione dell'utilizzo, ci sarà l'obbligo dell'utilizzo degli orari nel pomeriggio laddove non vengono più utilizzati dalle scuole. Quindi ci sarà l'obbligo di legge, per cui vedo che qualche cosa piano piano la stiamo smuovendo. Per quanto riguarda la legge sullo sport, aspettiamo un attimo, qualche cosa probabilmente o rinvieremo o sarà rinviata o qualche cosa sarà messa sul tappeto, quindi non ci allarmiamo più di tanto, perché stiamo ricostruendo un tavolo in questo momento con le altre federazioni più grosse, col calcio, con il nuoto, il tennis, la pallacanestro, perché lo stesso problema ce l'hanno anche gli altri, ce l'abbiamo noi ma ce l'hanno anche gli altri, quindi anche su questo cercate di stare tranquilli, e sicuramente nel momento in cui la legge entrerà in vigore, sia per quel che riguarda il vincolo che per quello che riguarda il lavoro sportivo, state tranquilli che stiamo già lavorando, ma siamo già a buon punto, perché nessuno di noi, nessuna società si deve perdere, nessun settore giovanile deve chiudere. Stiamo cercando di trovare delle giuste soluzioni, soprattutto in funzione dell'interesse delle società. Ieri abbiamo fatto un consiglio federale online, mi sono anche un po' arrabbiato per certe uscite, ho detto guardate, noi siamo qui solo ed esclusivamente per non difendere nessuno, noi siamo stati qui mandati perché ci hanno eletto le società, punto. Noi oggi dobbiamo fare solo l'interesse di quello che ci viene dalle società, per noi quello è l'obiettivo. Poi tutte le altre corporazioni sono importanti, noi ascoltiamo tutti, se è possibile risolviamo i problemi di tutti, ma ce n'è uno solo
che su cui io, fino a quando sarò seduto lì, intanto ormai mi hanno conosciuto, non lascerò assolutamente indietro, cioè è quello che è la vita delle società, perché dicevo l'altro giorno ai dipendenti, quando abbiamo vinto la Coppa del Mondo, adesso finalmente capite perché cosa state lavorando, perché molte volte uno lavora la mattina, va in ufficio, fa tante cose, ma non capisce, avendo vinto il campionato, la Coppa del Mondo, adesso rendetevi conto, e anche detto loro, guardate che noi esistiamo perché? Perché ci sono le società, se voi società non ci siete, scusate, noi non ci dovremmo essere, non c'è la federazione, non c'è nessuno, quindi chiaro che il primo impegno, lo sapete, per voi, fino a questo momento qualcosa che si è potuto fare, si è fatto, siamo riusciti a tirar fuori 9 milioni di euro, abbiamo fatto fronte più o meno a qualche problemino che è venuto fuori durante il Covid, peccato, avremmo voluto fare di più, ma state tranquilli che ci saranno e ci sono all'ordine del giorno anche altre situazioni che vi possano mettere nelle condizioni di andare avanti. Ripeto, il discorso economico, finanziario può servire assolutamente, ma per noi è un discorso strutturale, dobbiamo mettere nelle condizioni le società, a cominciare dalla più piccola, di poter fare bene, seriamente le proprie attività e di farla in maniera corretta. Ragazzi, io non sono, spero, ecco, un giorno forse mi rifarò il giro fra i territori, fra le province, speriamo, vorrei un attimino, se riuscissimo Paolo a trovare l'opportunità, magari più in là dopo Natale, perché fino a Natale la vedo complicatissima, io mi farei volentieri un giro, però vorrei le società, cioè vorrei proprio continuare ad avere quel rapporto che c'è sempre stato, perché molte situazioni io le porto avanti, ma perché le viviamo insieme, perché le vivete voi? Io avrei piacere di incontrare le società, magari con uno stimolo maggiore ad essere quanto più presenti, per dire a me tutto quello che non va. Le cose che non vanno, tanto le cose che vanno bene, cioè noi le sappiamo, perché se possiamo migliorare, dobbiamo migliorare tutti, ragazzi. Va bene, intanto buona attività quest'anno, spero che tutti quanti possiate raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissi. Il mio telefono credo che ce l'avete tutti, io per quanto possibile vi rispondo, normalmente rispondo a tutti, magari dopo qualche giorno, però normalmente la notte riesco anche a rispondere. Va bene, intanto grazie per essere venuto qui.